Prima sconfitta stagionale del Terranova Traiana sul neutro di Rignano, fa festa il Mobilieri Ponzacco che supera di slancio i biancorossi grazie ad un finale scoppiettante. Pensare che i ragazzi di Simone Calori hanno giocato una buona partita per oltre un'ora mostrando una discreta idea di calcio. In apertura di ripresa arriva il vantaggio dei valdarnesi con Farini, bravo a sfruttare un tap-in su azione di calcio d'angolo. La respinta di Pagnini è insufficiente per il centrocampista del Terranova Traiana, non è difficile andare a bersaglio. La partita sembra in discesa, ma la reazione dei padroni di casa è veemente. La svolta a poco meno di 15 minuti dalla fine, Carli che firma il pareggio. La botta è pesante anche sotto l'aspetto morale, il Mobilieri ne approfitta con Nieri che segna una doppietta nell'arco di 10 minuti. Delusione grossa in casa valdarnese, in Serie D si pagano anche i dettagli e domenica arriva il Livorno, possibile il trasferimento alle due strade di Firenze anche per motivi di ordine pubblico.